Incredibile, presto arriveranno le ecoaccise sull'auto elettrica. Da Norvegia fino a Francia, Stati Uniti e Olanda. Sono in aumento i paesi che per compensare la perdita di getto delle accise sul carburante diesel o benzina impongono balzelli fiscali sulle vetture elettriche. In TV siamo bombardati da spot televisivi che cercano di convincerci a scegliere la mobilità green. Ma contemporaneamente crescono anche i dubbi sulla sostenibilità ambientale e soprattutto economica dell'auto elettrica. Oltre alle ricadute occupazionali e di perdite di quote di mercato per tutto il settore dell'automotive europeo, ciò che è certo è che gli incentivi diretti ed indiretti ad acquistare auto elettrica prima o poi finiranno ed inizierà la tassazione per compensare i mancati introiti legati ai carburanti tradizionali come le accise presenti su benzina e diesel che tutti gli stati europei hanno. Altri paesi nel mondo si sono già posti il problema e come riporta il quotidiano La Verità ci sono alcuni esempi anche molto creativi per risolvere questo problema. In Olanda dal 2026 sarà posta una tassa sui veicoli elettrici per il trasporto merci, parametrata ai chilometri percorsi sul territorio olandese. In Norvegia, dove l'IVA sull'acquisto delle auto elettriche era stata portata a zero, tornerà presto al 25%, a cui si aggiungerà una tassa di 1 euro per ogni chilogrammo di peso delle auto oltre i 500 kg. Mediamente le auto elettriche sono più pesanti di quelle con il motore a scoppio e in questo caso si parla di una tassa di circa 1.350 euro a veicoli. I nostri cugini francesi hanno introdotto anch'essi una tassa sul peso dell'auto. Invece alcuni stati americani si stanno dividendo tra chi impone accise green basate sui chilometri percorsi dai proprietari di veicoli elettrici come il Vermont e chi prevede il pagamento forfettario di $150 all'anno per la manutenzione stradale, più $75 per la cura delle colonnine, come sta facendo lo stato di Washington DC. In questa transizione green una cosa è evidente: ogni investimento per un ambiente più sano costerà caro, prima o poi a tutti i cittadini, mettendo a dura prova soprattutto le fasce più deboli della popolazione, che negli anni saranno sempre più vessate da tasse e imposte per convincerle o costringerle a convertirsi a ciò che l'Europa ritiene più green. Un ambientalismo radical chic che non dispiacerà certo ai lettori di Vogue, ma che rischia di mettere in crisi migliaia di famiglie in Italia e nell'Unione Europea.